Sono tanti i fedeli che hanno preso parte ai solenni festeggiamenti in onore del santo patrono San Giuseppe ad Annione Cilento, nel comune di Montecorice. I fedeli hanno accompagnato il santo per le vie del paese insieme ai confratelli di Maria Santissima del Carmine di Annione Cilento, guidata dal priore Giuseppe Rago, e dai confratelli della parrocchia di Santa Maria Mare di Santa Maria di Castellabate, guidata dal priore Lucio Nigro. I festeggiamenti in onore di San Giuseppe, festività molto sentita dalla comunità locale, sono stati organizzati dal Comitato Festa, grazie anche alla collaborazione dell'Associazione dei Commercianti di Montecorice, ed hanno visto la partecipazione della Confraternita di Maria Santissima del Carmine. Questa festa del papà, il 19 marzo, che per San Giuseppe, per Agnone in effetti, è la festa patronale del paese, rappresenta un momento di condivisione e di grande partecipazione. Infatti tutta la popolazione ha contribuito alla realizzazione di tale festa, e a nome del Comitato Festa ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e generosamente hanno contribuito appunto alla realizzazione. I commercianti in particolare, ma tutti gli operatori turistici, hanno deciso di dare un contributo attivo ai momenti sociali e di unione, insomma, del comune, in particolare di Agnone. E in questo momento, parlando appunto della festa di San Giuseppe, siamo occupati di dare una mano al Comitato Festa, soprattutto nell'organizzazione del programma civile, come abbiamo fatto l'anno scorso con la Madonna del Carmine e come ci riproponiamo di fare per la Madonna del Carmine di quest'anno. Abbiamo già immaginato delle giornate dedicate soprattutto alle famiglie e ai bambini, in particolare con laboratori didattici, teatro, letture fatte insomma insieme, con un progetto che con l'associazione Saremo Alberi di Salerno, che si estenderà su tutta la costa da Agnone fino ad Acciaroli, coinvolgendo anche San Mauro. Possiamo dire che questa manifestazione religiosa, a cui poi è stato abbinato anche un programma civile, apre ufficialmente quello che poi tutto ciò che porterà poi verso la stagione estiva, con le altre manifestazioni sia religiose che civili che si tengono qui ad Agnone Cilento. Sì, questa in effetti rappresenta un trampolino di lancio, quindi dà il via a quello che è il programma molto esteso, molto ampio, che vogliamo realizzare insieme all'Associazione Commercianti, di cui faccio parte, infatti, del Comune di Montecorice, e stiamo realizzando belle cose, quindi il progetto è bello ampio e cercheremo di impegnarci al massimo e di portarlo a termine. Quest'anno è molto bello perché c'è pure la comunità di Santa Maria di Castellabate. Quindi la comunità ancora più unite, non solo il comune di Montecorice, ma anche questo legame, questa unione con il comune di Castellabate. Sì, infatti questa tradizione unisce sempre il paese, anche durante l'anno sono sempre divisi, in questa occasione tutto il paese si riunisce. Beh, questa è una tradizione molto antica, diciamo, a parte la festa del Carmine, poi c'è sta San Giuseppe, che è da molti anni che stiamo, diciamo, tirando avanti, cerchiamo di riportarla fino ai nostri futuri. No, è proprio una cosa sentita proprio dal popolo per San Giuseppe, che sono di origine cavanese, però una volta che sono arrivata qui con la festa di San Giuseppe, non lo so, è qualcosa che San Giuseppe ti entra nel sangue, e allora è bene contribuire con questa festa. Questa è una tradizione che è da piccola che me la ricordo, questa processione di San Giuseppe, diciamo è la seconda festa del paese, perché la prima festa è la Madonna del Carmine e poi c'è San Giuseppe, che è anche un voler terminare l'inverno e l'inizio della primavera, giusto? Poi capita nel periodo quasi sempre già di Quaresima, e quindi è un'attesa poi, almeno per la confraternita, per il Venerdì Santo, che è la nostra proprio, diciamo, il momento culminante.